Solo mo Max lo... Chiudiamolo bene? Hai le chiavi della macchina, lasci il telefono. Allora, è tutto automatico qui. È tutto automatico, qua, Questo ingresso. Stanno già preparando la cittadella dello sport di Valmonto. Scusa un attimo. Questo non è che mi si incula sto portale. Ma qua è più buono. Ma non credo che si possa fare. Seguitelo, seguitelo come un... Possiamo? Buongiorno! Buongiorno! Mi scusi, le rubiamo solo un minuto! Una bottega aperta. Buongiorno, grazie, mi scusi. Tanto buona giornata. Siamo della RAI, ma lei fa questo mestiere da parecchio tempo? Da prima della guerra. Sì, piacere, Maurizio Ruggeri. Io Stefano Lavini. E che sta facendo adesso? È molto carica l'acqua, un po' tu anche qua sopra. Carica l'acqua? Ma le bestie sono sue? E le tengo un po' io, sono un po' di utenti. Io ce ne ho 15 qua, 15-20. Quanti siete a tenere le bestie qua? Sono 10 persone, 10 stanno di là ancora. Come ho detto che si chiama? Io Lavini Stefano. Stefano Lavini. Ci stanno un po' qua e un po' l'altra parte le separa, di pascolaria. Quindi voi avete avuto sempre le bestie qua? Sempre, prima della guerra. Da quanti anni? Sempre, i nonni, i padri. Sempre, qui tra un po' non ci avrà più le bestie, io dico subito. Fino a c'è la salute vedremo. No, viene Lotito e fa lo stadio. Lo stadio che è? Come lo stadio che è? Lo stadio della Lazio. Beh? Ci fa tutto lo stadio qui, viene tutto un complesso, la cittadella dello sport e le bestie non so dove andranno. Questo terreno dove lei sta camminando, da quanti anni ci cammina qua? Da prima della guerra, sempre! Io le do la notizia, qui tra un po' qui diventerà, a parte qui siamo nella zona del centrocampo, qui verrà lo stadio. Là, la ma della... Qua è la porta, qua ci fa la porta, il centrocampo lì e dall'altra parte l'altra porta
che sarà addosso alla curva dei tifosi avversari della Lazio. Lei sa che vogliono fare lo stadio a Valmontone? Boh, che ne saccio. Poi che ne saccio? E che ne saccio da fare lo stadio? Questo sta su tutti i giornali. Ma io non si dico di poter leggere i giornali. Ma non leggi i giornali? Ma che leggi? Vabbè, questo non è un problema. Il presidente della Lazio si chiama Claudio Lotito. Siccome non può fare lo stadio a Roma perché glielo proibiscono, lo farà qua dove lei pesta questa terra da quando? Sempre, i nonni, i padri, io prima della guerra sto qua. Da prima della guerra. È contento se viene Lotito per lo stadio? E ci danno il nome faccio da un'altra parte. E se non ve lo dà? E se non ce l'hai, ci mettiamo, che facciamo? E lei che fa adesso? Io devo fare l'intervista, io non so. E dopo che gli ho fatto l'intervista, la pensione che ci mette a fare? Ma questo non lo so. Ah, non lo sa, Ma quindi lei non è al corrente di questa cosa? No. I suoi colleghi lo sanno? Non lo sanno. E fino a quando devo uscire qua? E beh, qua si parla che tra 2 o 3 mesi iniziano le ruspe. E Gesù Cristo, quello là cosa vediamo? È nata la gara, ci danno tanto terreno, ci va a Monte della Cacciata, c'è il nostro terreno. Ma secondo lei quelli di Valmontone sono contenti che succede questa cosa? Ma che devono chiudere le bestie e ci interessa a noi, che non delle bestie che interessa? Lei mi parla delle bestie, io sto parlando di tifosi qua, lei mi parla delle bestie. Ma che mi frega, io sono tifoso, che mi dà a me? Lei dice pure loro, sono un po' bestie, sono pure ma loro. Ma ho capito, quello è tifoso fare dei pallone, io sono tifoso a combattere con le vacche. Ma qui siamo, non è che stiamo parlando di combattere con le vacche, qui dobbiamo combattere con 100.000 tifosi che verranno per sostenere la Lazio. Capito. Ma quando lei sta in pensione, lavora ancora, e è uno te caccia che sta arrangiando qualche cosa, tu che dici? Quanti anni c'hai? Il 51. Lei? 51. E lei tu quanti anni c'ha? 80. Veramente? Beh, complimenti. 76, direi, 76. E allora perché mi ha chiesto l'età? E perché gli amici tuoi dopo 60 anni lavorano ancora, gli amici tuoi. Fino a 70. Fino a 70. Dopo 70 anni ancora sempre col giro. Sempre non col mollano giro. Mai, non mollano e mai. Sempre col giro e chiappano sempre, e a lui ci cacciano. Arrotondano. Arrotondano. Allora. Io sono venuto qua solamente per avvertirla. Qua può darsi che Lotito, anzi sicuro che Lotito verrà con tutto il cantiere che si aprirà per fondare questa cittadella dello sport e voi forse dovrete andare via. Siete contenti di questa situazione? Ma non sono contento noi, no! Ma secondo te sono contento io? Non mi pare. Ma secondo te posso essere contento? Mo tengo le braccia al tuo riposo. Tenete ne tengo, questa è roba della cragna. Dobbiamo parlare col presidente Lotito di questa cosa delle bestie, però non so dove le metterà. E che tanti terreni a Monte della Cacciata c'erano un pezzo da adesso, pure un altro in altro utenti. Ci stanno tanti terreni. Senta, io l'ho avvertita, comunque io le auguro di stare qua per altri 50 anni. Sappia che qui può darsi che verrà costruito un grande complesso per la Lazio. Lei di che squadra è? Ma non ti nessuno, ma che mi frega della squadra? Quelli che stanno nella squadra interessano le vacche. I tifosi, interessano anche i tifosi. No, sinceramente. Ma non mi interessano neanche i tifosi. Ma manco della Lazio. Ma che cazzo come frega della Lazio, dell'Inter, di quell'altro, di quella che mi frega a me. Stefano. Ma i tifosi, gli interessano le vacche, stanno a rispondi. A certi tifosi sì, ma non a tutti. E non a tutti, a me qualche cosa mi piace, però non tutti i tifosi. Adesso fra un paio di mesi siamo usciti. E la cosa la portiamo? La Stefano, sì. Mi stringa la mano. Lei è un grande, io sono contento di averle fatto questa intervista e le auguro di stare qua ancora 20 anni. Però quando viene Lotito, lei si deve mettere qua, non deve andare via. Quando Lotito. Lotito chi è? Il presidente della Lazio, fino al moio sto a dire. E meglio, non dire il presidente della Lazio, è qua che mi dici. E questo viene a Valdor già. E che ci dici se portiamo le vacche, no? Questo è un problema suo. Come ha detto, ci dobbiamo portare le pecore all'intervista di Roma. Guardi che magari il suo collega ha saputo di questa cosa della Lazio. Oh, lo vede? Ma mica qua la porta, tutta Valmontone. No, la porta sì, la ma vuol fare la cittadella, inizia da qua, vuol fare tutta una cittadella, un complesso pazzesco, una polisportiva. Noi, lei è d'accordo? Da noi ci stanno i boi qua, i boari. Boari? Sì. Che famo? Che noi 100 anni mo venite voi e fate i padroni qua. Ma lei mi vuol dire che Lotito si è messo a combattere un posto dove sono i bovari che non ha nulla a che fare col calcio? Siamo nati pastori, no? Siamo nati pastori. Guardi a uno un bingo pallino e si è fatto tutto quanto. Un bingo? Pallino del genere. Ma fa
pure un bingo quello, dito. Bingo pallino, sa cosa dire un bingo? No, pensavo di fare un bingo, non lo capito. Bingo pallino, uno qualsiasi, a cazzo è via tutto va. Non abbassa che stanno... No, perché può darsi che in questa polisportiva lui faccia pure il bingo, un casino, qui è una sorta di Las Vegas. E andrà 12 mani, no? Questa è una bella domanda, secondo voi? Secondo voi perché ci sistemano pure a noi? C'è tanti terreni a Montella Cacciata, io c'è tanti terreni a Montella Cacciata. Guarda, guarda quante bestiame ci stanno, vedi la bellezza della natura. Allora portiamo la bellezza della natura. Io sono d'accordo con voi. Ma che, allora quando verrà che farete? E come, ma che ci sistema pure a noi, no? Noi siamo contenti, però ci siete sistema pure a noi. Noi da un pezzo di terra. Ci siete la terra, ci siete fare stalle, ci siete fare tutto. E se al posto della terra vi desse un casino? Casino che ci fa? Non so, per scommesse, giocare. Ma siamo abituati col tenere con le bestie, no? La natura. Lei non è in grado di gestire una sala giochi, per esempio? No. No. Se no, ci fanno drenate parti, no, siamo contenti. Ci fanno cose, come se un bingo e la sala giochi. Lei lo vorrebbe un bingo? Che me ne faccio, ma se dà un bingo. Noi siamo nati in mezzo al bestiame, alla marina. Io gli ho detto, io gli ho detto, i tifosi, in diretta le vacche. A rispondi. Non mi sembra. Non mi sembra quello. A lei non gli interessa di avere una polisportiva dove può gestire, che ne so, una scuola tennis? Ho capito, ma noi che gli costa a loro? Non gli costa niente, no? Se ci fanno praticamente ettari di terra, ci fanno delle benzelline del bestiame. Quando vengono qua, scusa, quando vengono qua? Tutta la gente che passa là sulla strada, vengono tutti a fare valore via il bestiame. Perché piace la pura natura, no? Morale da Paola, chiudiamo. Chiudiamo perché siamo stati lievemente lunghi. Lievemente lunghi. Morale della favola, vi va che venga questa polisportiva di Lotito e sta città della Lazio? Ma un'altra posizione, un'altra parte, sì! Se no, che ci andrà? Altri terreni, no? Se loro si prendono qua, gli piace qua, ci danno altri terreni. Chiudiamo così con Latini Stefano, Pizzuti Giovanni. E Pizzuti Giovanni. Dove qua, Angelino Manchino? La questione si può fare, la cittadella. Vedi, andò sto io qua. Pizzuti Giovanni. Faccio parlare a te. Siamo in chiusura, in diretta. Si può fare la cittadella. Ma che ci vedono pure a noi, si può fare la cittadella dello sport, ma un patto che diano terra e bestie. E bestie ce l'avevamo noi. Ma lei non mi fa chiudere mai? Sì. Che diano terre, ma le bestie le tenete dei figli. Se ne arrivano altre due o tre, mica fa male. Terre, bestie in più a questi signori. Latini, stai a parole? Ma pure gli altri mica siamo solo noi. Mi scusi, sto in chiusura. Da Re International è tutto. Però stai a dire che gli altri autenti, siamo noi due soli. Vabbè, c'è lui, lo sa. No, anche gli altri. E anche gli altri. Faccia i nomi, faccia qualche nome. Ma chi c'è sta? Sono tanti, Mattia Emilio. Beppe Coso, come si chiama? Mattia Emilio. Mattia Emilio. Sempre Mattia Emilio. Giuliano Orsi. Mario Piacentini. E Orsi è della Lazio. Purisi. Ma è della Lazio. Allora vorrei io, che scherzo. Grazie tanto. Stai in una botte di ferro. Mi dia bene stamana. Guarda il bestiame, dice Lazio, questa è la natura, guarda la natura. Poi capire, vai a riprendere però, guarda quando sono belle. Vi auguro lunga vita, Mi raccomando, Stefano. Tu giri, sta a lavorare. E non vuoi sapere come lavorare, perché tu giri. Io mi fa ammazzo così, altro che lei che sta sul trattore con le bestie. Ma a te ne parlo, ma non vorrei che un veicolo. Le posso dire una cosa? Lei mi dice sempre che sta a lavorare. Quando siamo arrivati, lei stava così sul volante. Stava sonnecchiava. Sonnecchiani. Sonnecchiava. Come stava sul volante? Quando si è svegliato stamattina? Alle 3. Io un po' più tardi, io sinceramente... Alle 3! Alle 3 stamattina! Me ne sono andato a casa, me ne sono ripartito alle 6 e mezza. Alle 7 sono ripartito, non parlo. Ma però, non ne vado. Però quando va a dormire? Quando va a dormire? Come me ne arrivato, dobbiamo stare a casa alle 9. Alle 9 a dormire? Ma a casa, me ne vado a casa alle 9. Ma mangi, che fa? Tu mi parto e poi la cosa, dove va? Ma che ti credi che le becce ragionano così? Vabbè. Non rendono... Finiamola qua, qua. Chiudiamo. Mio compare dice, dice. Se chiude a fare dietro, giù. Chiudiamo qua, pari e patta. Chiudi il però come pensi che tipo tu stai a lavorare? Dacci a campo per noi, stanno tanti terreni, non devo fare la cacciata. Tanti terreni che portiamo le becche. Vabbè. Basta, qui siamo un po'. Voglio compare come ragiona con il cielo. Ma chi te vede un luogo? C'era un po' di carne? Non ci può dare la carne. No, i denti daremo, però chiata. C'è tutte queste bestie per la mancare la bistecca. E viene in via a Roma, vedi? E che mi porta in vitello a Roma? E come sempre la zampa di Ugello? La zampa di vitello come fai? Che gli faccio? Come fai? Mi devo vedere. La zampa mi dà. Le carni. Devo vedere le carni, ne ho oggi giorno speso. Vabbè. Stefano.
Mi raccomando, veramente siamo tanti. Ma mangia un po' di più. E noi di come so. E tu, io. E noi di come so. Ma lo fa fare io, credo che lei. Ma lo fa fare poi. Ma va bene pure con Mario. Me lo dici, ma ve ne vedi di qui? Ma ve lo prendi a macellaio? Ma ne mettono un barriere, che c'è? Ci vedi? Quanto costa? Euro. €1,000 a chilo. Guarda che passano qua. Tutto è bidello. Bidello? No, bidello sarà un bidello di...